TMT 2022, ve la stiamo raccontando ancora qui. MHR e Silvia Cangelosi sono nello stand di Air Transat, sono con la direttrice marketing director addetta alle vendite, Tiziana Della Serra. Benvenuta su MHR. Grazie. Allora, tanta affluenza, sta andando bene, espositori tutti contenti, quindi addirittura un po' di più forse rispetto al pre-Covid. Sì, assolutamente interessante venire qui alla fiera della BMT, soprattutto ritornare di persona alla fiera BMT per riallacciare i rapporti con le agenzie di viaggi, che sono molto molto importanti per noi, quindi è estremamente importante sottolineare la presenza, insomma, di tutti gli operatori, la nostra qui alla fiera di Napoli. Ricordiamo, fiera importante, 25 anni, nozze d'argento. Assolutamente sì, quindi noi siamo presenti per festeggiare insieme a tutto lo staff della fiera della BMT questi 25 anni e ribadire i nostri voli, che partiamo di nuovo nel 2022 con 13 voli diretti point to point da Roma, da Venezia e da Lamezia verso il Canada, Montreal e Toronto. Che meraviglia, ecco, si parla poco del Canada, bisognerebbe parlarne di più perché credo sia un luogo proprio incontaminato, meraviglioso, ancora così, sì, inesplorato. Assolutamente sì, inoltre il Canada direi che è uno dei paesi in Nord America più sicuri nel futuro, e è proprio di ieri la notizia che il governo federale canadese ha eliminato l'obbligatorietà per i viaggiatori completamente vaccinati, l'obbligatorietà del test Covid, quindi c'è del tampone, quindi si può entrare in Canada senza effettuare il tampone, ma essendo sempre comunque completamente vaccinati. E questo è molto importante perché è un ulteriore limite, un ulteriore muro che si abbatte ed è un deterrente per i viaggi. Quindi il Canada è aperto, è sicuro, è un paese dai grandi spazi, che offre tantissimo, offre natura, offre le persone che sono estremamente accoglienti, quindi è molto accessibile grazie ai nostri voli. E poi ricordiamo la natura, no? Quest'anno con la pandemia, questi anni l'outdoor veramente tantissima importanza, gli spazi all'aria aperta, respirare bene, è cambiata un po' la dimensione, no? Assolutamente sì, è cambiata la dimensione, quindi la destinazione Canada si presta moltissimo ed è finalmente accessibile agli italiani con i voli diretti, point to point, quindi. Allora, ultima domanda, un pronostico, cosa ci aspetta per questo 2022? Aspettiamo l'anno della svolta, sarà il 2023, un po' di ripartenza, facciamo un pronostico tra di noi. Non lo so, non sono un'indovina, quindi è difficile fare un pronostico o azzardare qualsiasi tipo di previsione. Sicuramente ho imparato a essere molto riservata e non azzardare alcun tipo di previsione. L'unica anche per scaramanzia, però sì. Possiamo dire che le persone, vedendo questa affluenza, hanno voglia di tornare non solo alla normalità ma anche a viaggiare. Sì, e c'è molta voglia e c'è molta voglia di rincontrare professionisti con professionisti nel mondo del turismo, quindi c'è proprio voglia di abbracciarsi, semplicemente salutarsi, è estremamente importante tutto questo per la comunità, per l'industria del turismo. Allora, in bocca al lupo, buon lavoro, visitate il Canada perché è un luogo davvero inusuale, ma ancora poco esplorato, quindi sicuramente ricco di tante curiosità. Grazie. Grazie mille a voi, grazie.